Buongiorno signor, buongiorno. Scusate, avete preso lettini a noleggio? Non avete preso? Allora niente. Buongiorno signorina, avete preso lettino a noleggio? Nel lettino a noleggio ci sta compresa una cantatina. Addirittura? Di omaggio. La volete sentire la canzoncina? Sogna l'anima in pena di inabissarsi in fondo agli occhi della sirena. Verdi come l'assenzio che la notte brilla sul mare nei porti. Cantava quel marinaio che dalla mia terra non volle salpare. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno, fermo qui dentro a un bordello come a Parigi. Questo è il Romito, qui è la strada dove il gasman nel sorpasso va fuori strada, dove muore Trintignant. Ti faccio una telefonata, gli dico che stiamo arrivando. Pronto? Parlo con il conte Roberto Rondelli degli Stanchi, paranoico, illustre, genio delle teste a minchia. Ah, è la mamma, scusi signore. Me lo passa? Grazie, grazie mille. Ha risposto la mamma al telefonino. Ciao Popone, sono Paolo. E niente, stiamo ascoltando queste tue canzoni in macchina. Guarda che sono queste nuove, sono bellissime. Guarda, non è proprio un film, è una specie di un documentario, degli appunti, anche un pochino sul Livorno. Facciamo una cosa, vediamoci sotto casa tua, così ti spiego tutto, magari ci pigliamo un caffè. Allora facciamo via della Bastia, angolo via Garibaldi. Ma senti lì. Allora davanti, tipo davanti al tabaccaio della Cupola, ti ricordi? Perfetto, ok? Ciao! Senza ritorno, bella Livorno, mi fermo qui verso l'inferno o al paradiso. Ma siamo quasi arrivati. Mi sento male, mi corico giù. Ma se pensi di avermi lasciato, sappi che... Insomma, c'è qualche concerto quest'estate, qualche serata? Quest'estate sì, c'ho qualche seratina. Sì, c'ho, mi sembra, a Pomarance la sagra del Baccello, a Forcoli la sagra del Fritto. L'altro giorno mi hanno telefonato da Pisa, sai, siamo dell'associazione Salviamo la Ringa dell'Arno. Senti, Bobo, se te la fa una serata con te, ovviamente non ci abbiamo nemmeno una lira, insomma. Però, insomma, se potete venire a suonare, anzi, se dopo aver suonato può dare anche un contributo, saremo molto bravi. Com'è che li chiamavi? Gramigna Tour? Sì, questi sono Gramigna Tour, sì. Poi c'ho una serata, mi sembra, forse un po' più interessante, perché è al Circolo di Seravezza,
anarchici, sai. È bello quella gente che mangia e chiacchiera, così. No, spero lì invece mi ascolta. Ah, ti ascolta, sì, non c'hanno nemmeno soldi per l'impianto. Probabilmente lo farò voce senza microfono. Ah, bello, sì. Bello, ma a me piace molto, stupendo. Tipo fa un po' di vista social club, che è dai, vai, cosa c'entra? Dai, loro erano lustrascarpe, disgraziati cubani, te sei, sei sì, un sì. Principe a modo tuo, sei un signore della canzone. Guarda, Roberto, non lo so ancora in realtà cosa voglio fare. Un ritratto, la tua vita, le tue canzoni, quelle storiche, quelle nuove, però anche attraverso questa cosa, un viaggio nello certo spirito della Livorno popolare. Forse anche un pochino nei certi miei ricordi, mi piacerebbe raccogliere qualche testimonianza, qualcosa di scherzoso, ma anche qualcosa di serio, tipo chiamare il sindaco di Livorno, capito? Ma tipo anche qualche tua ex fidanzata, che ora uno ti dice. Baciami la bocca, soffia vento, allontana via le nubi che mi fanno piovere dentro. Portami su un prato dipinto di stelle, colorato dalla tua mente, sopra le pareti del cosmo. E poi stringimi forte, alleggera la morte, perché l'amore parte, eterna dell'universo. Stai bene? Oh, ricorda, quando c'era lo spettacolo con mio nipote? Il 6, domani. Gianluca. Vieni, ma non vieni? Vai. Allora ci si. Domani sera siamo lì. Ciao. Aspetta, ce l'ho. Vai. Ciao. Roberto è una. Principessa. È un po' una cicatrice, no, che ti rimane addosso. Secondo me Bobo interpreta l'eros, libero, spregiudicato, di questa città di vento e di mare che è di voi. La sua voce quando riesce da dentro, cioè, è cacciucco, capito? Esce fuori e energia. Ha la sua tristezza, il suo dolore, anche la sua gioia, il suo divertimento. Esperato intellettuale vita, buoni poi ci girano i coglioni con batte la soglia da. Per conto suo è eccezionale, se lo fai però diventare manager di se stesso è un disastro. Non sono assolutamente d'accordo. Bobo è maledetto, è il Tom Waits di... Perché per me conosce Bobo Rendet, cioè fa una serata a Bobo è come fa una serata a un John Lennon. Soltanto che Tom Waits è riuscito a fare delle cose incredibili uscendo, penso, dal tuo paese. Uscendo da Livorno. Uscendo da Livorno. E Tom Waits è di Livorno. Il fenomeno Rondelli è Livorno. E global, cioè global local. Poi usciamo nella notte a tirar sassi alle stelle che a colpirle sembra che splendon di più. E sperato intellettuali via con i poi ci girano i cagliali coppa della società. Questa sua poetica, un po' melanconica però anche vibrante, viene proprio dall'eros, dalle grandi maiale che si incontra di loro. Lui ha una marcia in più, non è il solito toscano, lui è veramente un maledetto. Grande carogna, grande opportunista, egoista, pensa a sé, potrebbero morire tutti gli altri intorno a sé, però ha questo senso dell'amicizia. Bobo per me è come una medicina, cura la parte disabile della mia anima. Però è anche una persona che a volte si vergogna della sua stessa sensibilità. Pazzo, che è un pirata della musica, che è un meraviglioso poeta. Questo mi piace di lui, e che è bello. Vuol dire una calamita per gli occhi. Questa cosa, chi lo conosce, chi l'ha visto, soprattutto quando è in forma, quando è splendido, è evidente. Votiamo sulla qualità del Rondelli. Grande qualità. Grande qualità. Grande qualità. Tutti d'accordo. Però è un gatto selvatico.
conobbi tanti anni fa, eravamo veramente quasi, portavamo i calzoni corti, stava sotto il monumento, mi pare, di Piazza Cavour, e non parlava, suonava, cantava Ramones, i gruppi punk inglesi, i Rolling Stones, però era, non parlava quasi, non sapevo se era matto, autistico, ho scoperto che era semplicemente molto molto timido, insomma, all'epoca non esisteva ancora il tuo padiglione. Poi tanti anni dopo io abitavo a Roma e amici di Livorno mi portarono a Roma per l'appunto la cassettina Visita a Fo, dove c'era Ho picchiato la testa, me l'ero perso, insomma, il suo primo successo. Come andò? Raccontatemelo voi che invece i suoi primi concerti. Era un trio potentissimo, cioè c'era lui, il Minuti e Sergino la batteria, erano stupendi, facevano concerti sempre pieno di gente. Mi ricordo che si guardava a Bobo suonare la chitarra e io cercavo di capire gli accordi che faceva. Senza effetti, cioè la chitarra attaccato diretto. Bellissimo. Cioè, la sua forza però è più appunto lo strumento o la voce. La voce, la voce. Voce. Ora, come ora, penso sia la voce. Cioè, le sue voci, timbro di Gabel, certo. Mudugno. Bastante. Sì, quando parla. Scusate, non sono io, ma c'ho 40 persone dentro che mi escono fuori. Ma tutte le volte che vado a radio poi succede questo. Se no, se tu felici un super cazzo che motorizzato, scappa la mente in testa. E te cosa? Va bene questo? Quell'altro. Divento matto, io divento. No, appena l'ho incontrato, ho capito immediatamente, dal primo sguardo, che nella vita precedente noi eravamo sardi. E la sua faccia è pure la mia. E non abbiamo lavorato molto sulla musica. Abbiamo parlato di pecore, tu quanti anni hai, me la fai conoscere quella ricciolina lì che sta a casa su cui mamma rua. Non so nemmeno cosa vuol dire, ma nella vita precedente lo dicevo spesso. Il rapporto con Rondelli è nato da una visita che mi fece il bassista Alessandro Minuti, che poi è morto per una cardiopatia congenita, e che mi venne a proporre una cassetta di questo primo demo dell'Ottavo Padiglione, che c'era questo accendino famoso, Visita a Fo, e fu lui a parlarmi con molta enfasi del gruppo e soprattutto di questo cantante che mi diceva: questo è un fuoriclasse. Visita a Fo l'ho fatto io, è stata una delle settimane più esilaranti della mia vita. Vennero nella mansarda di casa mia, perché io avevo all'epoca un 12 tracce analogico, una manciata di microfoni, per registrare un demo che io tuttora conservo gelosamente. Penso sia stato il demo più replicato, cioè più registrato, masterizzato nella storia della musica italiana. Paolo Rondelli con gli Ottavo Padiglione ha portato avanti un discorso nell'ambito della scena musicale italiana, cioè estremamente originale e dunque legato a quelle che erano le sue esperienze fondamentali sul piano della formazione musicale. La canzone italiana, il rock, perché fa parte della sua formazione, e alcune cose che gli derivavano dalla musica classica. Lui ha sentito moltissimo anche Gaber, anche Celentano. E poi somiglia al suo idolo, insomma. Certo, a Piero. Sicuramente somiglia a Piero Ciampi. Cioè, quello era un gruppo, così come era composto, che aveva una dimensione teatrale, acustica, e facevano una proposta, secondo me, che era anni luce avanti a tutto quello che era la produzione media degli anni 90. Amo quando non ci sei, perché ti amo quando te ne vai, ora ti prego, ritorna da me. Quanto debba aver sofferto al momento in cui è andata a fare una cosa che doveva essere una grossa produzione, che gli cambiava le canzoni. Pirelli, secondo il mio punto di vista, non aveva ben inquadrato lo spirito e il sound del gruppo, lo portò verso i suoni dell'Itfiba, perché lui era il produttore dell'Itfiba. Questo disco qui. Sì, giusto, scusa. Il progetto non era quello di mantenere questo tipo di atmosfera. Io credevo che quelle cose potessero essere presentate in una maniera che andava oltre quella dimensione che già aveva e che fosse giusto fare quel tipo di tentativo. Quel primo disco che uscì, quello che appunto tiene la canzone Ho picchiato la testa, ebbe un buon successo. Le radio giravano frequentemente queste canzoni e tutto lasciava prevedere che finalmente
Bobo e gli Ottavo Padiglioni avrebbero sfondato. Le cose non andarono così. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela qua. Perché sono malato, tutti ne approfittano. La gente canticchiava già, ho picchiato la testa. Cioè, nei primi anni 90 il Bobo era rockstar, a tutti gli effetti. Poi c'erano Eddie e le Storie Tese e Bobo Rondelli. Solo che Bobo Rondelli è rimasto lì. E Eddie e le Storie Tese sono diventati anche le Storie Tese. I problemi legati al non successo dell'operazione non siamo stati problemi di tipo discografico. Le influenze che ci sono anche negli arrangiamenti e nel lavoro che c'è nei suoi dischi di primi anni 90 sono adesso chiare. Non è che succede sempre che un disco che esce viene immediatamente compreso. Se il disco fosse stato accompagnato da una crescita di quelle dei concerti e quant'altro, io penso che non ci sarebbero stati problemi. Era un'osa grossa, sembrava chissà di dove si andava a rifinire con questo concerto, un successone. Noi bisognava aprire la serata. Ci presentarono un gruppo molto energico, molto rock, molto forte, godetevelo. Si partì noi. Partirono dei fischi, te lo ricordo. Ma io stavo male, poi ci dicevano continuate, poi facevano. Hai fatto qualche battuta, nulla? No, suonavi dritto, mentre riprendevano con fischi sotto che continuavano a battere. Quello è successo e poi l'ho visto un TV. Non c'era più fischi, avevano fatto un montaggio, bravo! Cioè. Presa per il culo. Ogni sera dal balcone attendiamo l'attrazione, lei si spoglia lentamente, ipnotizza corpo e mente, poi si cala le mutande e noi siamo pezzi morti, poi si volta ed il cuore più veloce ne risente. Se quegli anni discograficamente non erano ancora esplosi attori come Vinicio Capossela o altri contiani come esatto. Testa, come esatto. Loro in fondo usavano per esempio il violino in questo modo quasi balcanico, quasi certo. Zigano, prima ancora che andasse di moda i Goran Bregovic. Certo. Io sento spesso nei brani di Rondelli, te che sei un musicista raffinatissimo, me lo puoi confermare, che melodie popolari dell'est. Ce n'è un altro, nel disco che abbiamo fatto, sui Vitelloni, lui ha voluto mettere una cosa che... Però ti devo dire, io sarò anche raffinatissimo, ma io non so cosa sia. La malinconia del russo. Qualcosa di Shostakovich, non viene in mente. Solo che se glielo dici, tu hai provato a chiederglielo. No, ma ha detto, in effetti avevo molti amici che si chiamavano Yuri. È come quando mia madre mi diceva, cosa ci vai a fare in giro fuori che ci stanno ladri e le puttane? Appunto, mamma, esco. Mio taxi nella notte, quante storie che incrociai, belle, brutte, maledette, sempre fatto i cazzi miei. Ma una volta io vidi un fiore nell'asfalto, io mi fermai, io volevo il suo profumo e le chiesi quanto vuoi. Lei salì senza parlare, poi guardandomi negli occhi lei capì dal primo istante che mi avrebbe preso il cuore, e fu amore in un momento come quando salta.
forza il vento e volavo insieme a lei. Facemmo questo concerto e c'era veramente tanta gente. È al Festival delle Colline, quindi una roba seria, dove di solito c'è jazz, eccetera. E al secondo bis lui si era stufato, non sapeva più cosa fare. Siamo usciti noi sul palco e lui non c'era. La gente continuava a fare bobo, bobo, e gli chiedevano Gimme Money, Giulio, eccetera, canzoni. Lui non c'era. A un certo punto sentiamo urlare e dietro al palco c'era un albero enorme. Si era arrampicato sull'albero e faceva Voglio una donna! Esatto, qua Marconi. E non è sceso. Ma chi è stato nella stanza? Io me ne accorsi quando entrai e in quel letto lì disfatto lei dormiva, io le urlai e i miei soldi che spendeva per sentirsi una signora, ma restava quel che era solamente una battona e fu amore in un momento come quando sal il vento ed il collo le afferrai. Come a taxi nella notte contro mano vado io, aspettando venga un camion che mi porti fino a Dio. E una volta vidi un fiore nell'asfalto, mi fermai. Io volevo il suo profumo e le chiesi quanto vuoi. Io darei un po' di importanza, anche un po' di solennità alla circostanza che è quella di stasera, cioè che ti presenti anche la tua ultima produzione, che è inedita, che non conosce nessuno, non ha sentito nessuno. È più difficile scaldare la platea con... C'è una sintesi che dice la poesia è portare la croce senza autorizzazione divina, odia scarse celebrazioni umane. Quindi non facciamo scarsa celebrazione, non facciamo scarsa, scarsa celebrazione umana. Questa, chi è che ti sta chiamando? Penso la moglie. Insiste, rispondi. Non capisce che sto lavorando. Mettimi la voce, non lavoro mai. Mettimi la voce, facci sentire. Ma l'ha buttato giù, la chiamo io e sentiamo. Senti, dici Federica, stiamo lavorando, scusa. Ma se non ti risponde ci divertiamo tantissimo. Perché vuol dire che aveva sbagliato il numero, non voleva chiamare te. Vedi? meglio così. Io dicevo, diamogli un rilievo anche proprio... Se ce l'hai il cadernetto nero tu? Adesso ce l'ho presto. Vabbè, scriviamolo qua, che sul giornale vengono... Allora, nell'anno Anno Domini... Anno Domini 2008, volendo possiamo dire nell'ottavo anno del ventunesimo secolo, per esempio, c'è una sua enfasi. Nell'ottavo secolo del primo anno, com'era? Nell'ottavo anno del ventunesimo secolo. Nell'ottavo Nella cornice della notte di San Lorenzo. Nell'ottavo... Possono... Com'è? La tua moglie? Oh. Oddio, non litigate, chi vuoi me la metti in viva voce? Federica, pronto, no. Sta pensando ai tuoi figli. Ci ho messo Andrea sul divano dove lo mettevo. Come sempre io faccio i casini, porca. Ma stavo a dormire in mezzo gatto, mi hanno fatto dormire in mezzo gatto. Per esempio, sottolineiamo che è il 10 agosto. Io ho solo dormito, non ho portato nessuno. Perché stanotte ci saranno anche stelle cadenti. Del decimo secolo. No, ma sai, sono tutti... Va bene, cambia serratura. Non ho lasciato Tori, non ho lasciato Cambia serratura. Va benissimo. Bobbo, io te l'ho detto. L'avevo chiesto, era però non l'hai chiesto scusa, non l'hai fatta sentire. No, l'ho detto scusa. Sì, non no, l'hai fatta sentire. No, non l'hai coinvolta sul fatto che te. L'hai tenuta ai margini, quello l'ha fatta soffrire. Non le hai detto, guarda cosa mi sta su, è bello, c'è Andrea, è venuto a trovarmi, li voglio bene, se me ci è rimasta male. Costa telefonare, non c'è una lira, stasera prendo una lira, l'altra sera non però forse sai. È vero. Ma ha levato tutti i soldi da SIA e l'ha presi lei, allora sono senza una lira, non posso telefonare. Vabbè, meglio che lui ci faccia. È per questo che la SIA paga ogni 6 mesi, capito? Perché forse, sa di queste cose. Forse ci dobbiamo fare affari nostri, no, se tra moglie e marito. Non mettere il dito. No, per carità. Allora, nell'ottavo anno riprendiamo... Che vi presentiamo un concerto all'interno del quale... Aspetta, cambio pagina. Virgola, virgola. Io ti darò e quando andrò ti
resterà e sola tu non sarai mai, perché nel cuore mi troverai, dagli occhi tuoi io rivedrò il mondo che ti lascerò. E se nel cuore mi sentirai, ci sono io che danzerò. Vittoria all'ingresso, Vittoria all'ingresso. Sì, sì, 13 panini non arrivano. Poi ce n'hai 13 per noi da fare. Mentre lavoro per voi, chiacchierò con voi. Chi sono gli italiani? Bocce e caffè pronti, cischi dove vanno? Senti la signora cosa vuole? Senti, ma com'è che stasera il sottofondo non c'è le canzoni di Rondelli? È una cosa strana, ci sono sempre qua. Se le Rondelli ci aspettano a fine serata, momento magico, la poesia, ci si rilassa, meditativo. Senti, ma negli ultimi anni Rondelli è spesso qui da te a mangiare. A mangiare, e poi con la chitarra. A farci fare tardi la sera, a farci litigare con i vicini. Rondelli personaggio emblematico, un po' la nostra memoria storica, ci ha raccontato Livorno attraverso le canzoni, le vecchie cose di Livorno, Giulio, la vita dei quartieri, di Shanghai, delle periferie, Gigi Balla, queste cose che io non ho conosciuto e non ho conosciute attraverso i racconti dei miei nonni e le canzoni dei Rondelli. Gli occhi dei vecchi sono senza speranza, pensi a guardare la TV. Ormai non esistono più. Bob ha raccontato l'accartocciarsi su se stessa di una città che invece ha radici e qualità bellissime. Bob vede la sua Livorno, che è quella di sua madre e suo padre, che arrivano nel dopoguerra e vedono solo la Livorno dei quartieri popolari, la Livorno dei quartieri nord del dopoguerra e soprattutto degli anni 70, che la mia è Livorno. Peggio ancora degli anni 80 e peggio ancora degli anni 90. Giovani persi attorno a un biliardo a tirar quelle palle su e giù. Aspetta che arrivi la mezzanotte e poi vanno a ballare babalù. Quante pasticche prese per niente in quelle teste che non pensano più e non pensano più e non pensano più. Chissà come gli sono giunti delle cose, letture, visioni di film, di poeti, anche raffinate, non è l'espressione di una sottocultura cittadina e basta. A me mi ha sempre stupito, perché lui dall'ignoranza, perché lui è abbastanza ignorante, riesce poi a dare delle cose, a uscire con delle canzoni di una poesia, di una bellezza. E lo sguardo che ha avuto verso i deboli e i perdenti è un lato della sua poesia molto affascinante, perché dal vecchio, cioè, nessuno verrebbe in mente di fare una poesia su un manico sessuale, sui bimbi, eppure lui è riuscito a renderlo poetico, non dico a dargli una giustificazione, ma quasi, perché a provare quasi tenerezza, sì, per, insomma, il povero pedofile. Giulio nei cortili con le bambine. Giulio con le tasche da rammendare.
il violino, bravo! Ti piace anche il caramellino, le vuoi? Bobo canta canzoni tristi e dolorose e perché è un poeta a tutto tondo, quindi è in grado di cogliere tutte le emozioni della vita. E Livorno è un po' questo, perché Livorno è una città spavalda, apparentemente superficiale, ma ha una grande malinconia di fondo. È una città che è un po' Portofranco, ti lascia fare, ti lascia una libertà enorme, ma non perché ha piacere di vedere quello che fai, ma perché gli importa una sega. E quindi questa dimensione malinconica, negligente della città è proprio è dentro Bobo. Perché nessuno aveva capito Giulio, il vecchio pervertito. Il problema è che il livornese non vuol mostrare complesso, cioè il complesso di inferiorità o di debolezza qui è vissuto con una rimozione totale. Come tutte le ostentazioni sono sintomo di una fragilità, quindi Livorno è proprio una spiegazione di questo stato mentale, cioè l'ostentare una sicurezza, una vitalità e essere in realtà fragilissimo. E Roberto è così, è un'ostentazione di forza sul palco e in realtà è una persona fragilissima, complessa, anche scura. È perché c'è Ciampi dietro, c'avete questo segno, il marchio dell'artista livornese, c'è anche questa opzione assolutamente negativa, insomma, no? Di fallimento glorioso, no? Quindi l'idea è che quanto più si perde, tanto più si vince, è un'idea da nobile. Mi sento io e botta, infermiera! Infermiera! Maledetta la rotta in culo di tua madre, infermiera! Sì, ma io ho capito che cosa vuoi fare. Tu vorresti che noi confermassimo questa tua teoria secondo cui ci sono dei personaggi che catalizzano tutto il malessere e l'infelicità che gli altri non riescono ad esibire. Sbaglio? Avete capito? Perché nessuno finito. Ma che ci faccio io qui? Ma perché dovrei trovarmi qui, tu capisci? Ma che stiamo girando? Ancora a girare? Ma che c'è da girare ormai? Tu dolce vita livornese, no? Ma la dolce vita è stato tutto un bluff. Tu lo sai benissimo che non c'è mai stata la dolce vita. Non c'è malinconia, non c'è più... C'è il pudore di raccontare la propria malinconia. E io mi dico, ma che ci faccio io qui? Mi ricordo di un ponte con Visconti che abbiamo girato un film, Le notti bianche, proprio. L'hai girato, sì, qua, sì, sì. E ricordo che tra un ciacco e l'altro andavamo a mangiare dei panini da un certo Giovanni. Chissà se c'è ancora, faceva dei panini squisiti. Abbastanza schifo come seduttori quando eravamo ragazzi. Una volta si invitarono due ragazze per andare a fare una giornata al mare e s'andò. Ma non era quella di Paolo Conte. Non era quella di Paolo Conte. Si andò, si presero due, tra l'altro non mi ricordo neanche se erano belle o brutte, non mi ricordo.
non ricordo, non bellissimo. Non bellissimo. Non bellissimo. Nemmeno noi eravamo credo. No. Eravamo, ci prendemmo anche un fiasco di vino e si sperava di fare. Però cosa successe? Che in pratica si cantò, le ignorammo totalmente, no, credo per timidezza. Loro stesse ignorarono noi, ci trovammo ubriachi. Loro poverine, secondo me ci sono rimaste male, non lo so. Bisognerebbe chiederlo. Io ho la sensazione che noi eravamo troppo timidi per poterci permettere di corteggiare delle ragazze. Neppure il vino ci sciolse. Adesso andiamo a casa dei Rondelli, che ci fa conoscere la sua moglie e i suoi figlioli. Ti hai detto che volevi vedere Bobo che chiacchiera sui figlioli, no? No, infatti. Poi dopo? Così va. Mi avevi detto di questo Paolo di Zeba Ugo? Sì. Ma cos'è questo Zeba Ugo? Zeba Ugo era un locale storico, primi anni 90, dove si faceva musica. E l'ottavo padiglione è stato, insomma, i primi concerti li faceva lì, su Livorno. Senti, abbiamo portato un pochino di lampade per schiarire un po' magari l'appartamento dei Rondelli, che lì, sai, sono case di borgo, sono un po' buie. Siamo pieni di luci, nemmeno Pink Floyd. Bene. Ameria, a me più facche, dammi soldi Ameria, si va puttane. Oh, ci siamo, eh? Dovrebbe sta qui, Bobo. Via Adua. Ecco, eccolo lì, guarda. Portone di casa? Sì. Aio. Bobo? Di casa, ci avevate fatto la valigia. Una specie, sì. Mi sa sto giro, Comunque dai, non è mica una tragedia separarsi, insomma, oggigiorno. Succede a tutti, successo a me, successo. E lo so, ma ai bimbi cosa li racconti? Ale magari è piccolo, sai, ha modo anche di non capire bene. Ma la bimba che ha 10 anni, già ultimamente sta sempre lì a farmi sentire, sa, la canzone di Jovanotti è per te, no? Che ha scritto per sua figlia. Me l'ha fatto venire anche sulle scatole, magari. Povero Jovanotti. Se avessi avuto me padre Jovanotti, purtroppo poverina ha avuto me, sai. Scrivigli anche te una canzone per la tua figliola. Gliel'ho scritto, alle solite, in quelle corde un po' tristi, che è il mio stile, sai. No, anche comiche, però. E comunque, insomma, sai quante canzoni ci fai sul tema di un amore finito? Lo so, ma il problema non è fare canzoni, e poi venderle queste canzoni, sai, perché ho passato tanti inverni russi, li chiamo io, sai? Quindi cadi in depressione, poi in un certo senso perdi anche rispetto di te stesso, perdi proprio autorità, no? Mia moglie invece, che lavora in banca, ha un lavoro fisso, capito, è un po' come se alle volte i pantaloni li portasse lei, no? C'è nulla di male. Sì, quella canzone di Ciampi, dice, e tu che dici che ho distrutto? Sporca è stata. La tua vita, sì. Capirai mai che il tuo dolore sia giunto al mio. Vorrei trovare anche io la forza di chiedere un po' scusa, sai? A parte non ti va di fare un giro al parterre, si va a vedere che fine ha fatto Gigi Balla, si va a vedere che fine ha fatto Gigi Balla. Tanto per rallegrarci dell'altro, se poi andiamo. Ma c'è ancora il parterre? C'è ancora, sì, è rimasto come parco. Fortunatamente di animali rinchiusi non ce n'è più. Ci hai passato anche te l'infanzia, no? Ci portava sempre, sì. Mio nonno, Carlo. Ci abbiamo tutti delle foto al parterre, no? La mia mamma mi portava a vedere Gigi
che ballava perché un dente gli doleva. Quanti da bambini a Livorno, ragazzi e ragazze, sono stati portati al giardino zoologico e tutti quanti hanno riso e battuto le mani a questo orso Bruno che lanciava questo urlo a cui tutti ridevamo e battevamo le mani. Ma anche gli adulti ridevano? E certo, però era un riso che non era vero, era un'angoscia e questa cosa qui nessuno se lo poteva confessare. Bob con quella canzone ha detto finalmente la verità, ha detto che quell'orso ci chiedeva aiuto e ci ha tirato fuori, ci ha liberato di questo sgomento segreto. Che fa ridere la gente, forse è Bobo stesso, cioè che c'ha questo nome da orsacchiotto. Bobo, che sembra un pupazzetto. Perché se Bobo verrebbe da coccolarlo, quando lo conosci di persona che tiene uno sguardo basso e si lamenta, viene da coccolarlo, poi lo vedi sul palco e tende ad averne paura, questo è uno sciupafemme. Sì, perché diventa un pavore sul palco. Sì, esatto, c'è una forza pazzesca, a me viene sempre da pelle. Quindi con forza tua dici performance scenica oltre a voce. Alla voce e credibilità, perché tu avverti che lui sta dicendo veramente quella cosa, non è retorica. Per me è il mistero allora che uno così si è ingabbiato qua a Livorno a fare le serate delle Gramigna Tour, come dice lui. Come lo spieghi questa cosa? Forse perché è di Livorno, però non so se posso dirlo. Sempre con la storia della retromarcia, io tutte le volte che si è intravista una possibilità per lui di avere un manager che non fosse livornese, che già lavorava con artisti, lo poteva far entrare in un circuito, lui era una manager che io conoscevo, un'amica che lavora già con Gianmaria Testa, e lui mi ha chiamato credo 3 volte in un mese perché perdeva il suo numero di telefono. Ho detto boh, ma sì, ma chiamala però. Cioè, no, però la chiamo domani, perché e lei dopo mi chiamava disperata, diceva io vorrei far lavorare Bobo, ma non, io lo chiamo, lui non mi richiama, gli ho proposto una data, se l'è scordata, cioè è tutto così, capito? Perché boh. Che memoria americano che vi asces, quando so di americano ti do il fumo, americana, a chi vi asces, dammi soldi americano ti do il fumo, eccellenta americano. Se ci fosse l'idea che nel successo c'è qualcosa di disdicevole, sì, hai ragione. Forse sì, perché Bobo vuole rimanere puro. Per cui ne ho conosciuti altri in Toscana che preferiscono suonare alla Casa del Popolo, solo che fra poco non ci sono più e quindi non so come faranno, piuttosto che un'occasione discografica, perché hanno paura di perdere la purezza. Un po' che perdere la purezza in senso astratto, di perdere la stima del cortile, mi sa. Cioè, mi sembra aver capito che per un po' è stato considerato più un evento trionfale tornare da una registrazione alla radio della Rai e al pabbino sotto casa e dire agli amici che aveva mandato tutti a fare in culo i dirigenti, piuttosto insomma che tornare con un contratto o con certo. Beh, questo è Piero Ciampi, poi mi sa. Trasfilata il portafoglio pieno di dollari, soldi insanguinati da caricanotti, le somme che le rube dei coso umane, o le dotti dell'afghana industria serbo croata, perché l'americana vanno a liberare tutto, capito? Tu dal satellite mi puoi vedere, americano, lo vedi? Lo so che è piccolo, americano, ma tu lo puoi vedere. E allora ti dico, puppamelo, americano! Passato male, ergulevo di Dubai. Il modo di porsi di Bobo sul palco non era un modo di porsi che poteva essere esportato da Livorno così com'era. Bobo era abituato ad avere un rapporto di complicità, si può dire, con il suo pubblico. Questo rapporto di complicità non può essere esportato per decisione divina. Quindi sono state delle serate imbarazzanti, per esempio, da un certo punto di vista qualcosa anche sì. Da Piombino sfutta questo concerto di Litfiba con di supporto l'ottavo padiglione. Da Livorno si partì in tanti, c'è anche una sorta di rispetto per Piero Pelù, per la figura di Piero Pelù.
cosa che ovviamente Bobo assolutamente non aveva. E sicché Bobo niente da... lungimirante Bobo. Sì, Bobo ha visto già. Comunque Bobo appena arrivò iniziò a prendere spudoratamente per il culo Piero Pelù, facendo proprio, cioè, si è presentato penso facendogli te sei un tipo strano, e poi ha continuato anche il concerto, e quando è uscito tipo mi ricordo dal palco mi dico tipi strani. La ricerca dello scontro immotivato che portava a situazioni che degeneravano o col pubblico non sentiva o perché voleva una maggiore attenzione, quindi veniva fuori sto diavolo iconoclasta che rompeva tutto e tutti. Era l'incubo di tutti i musicisti, di noi produttori. Faceva Jimi Hendrix al contrario, cioè invece usava la terra codetti, si levava il ponte e lo usava per plettere. Anche dietro la schiena. Dietro la schiena. Eppure bene. È grande chitarrista. Il rispettoso di quello che è il circo, che è la rappresentazione. Una volta feci l'imitazione a Nick Cave perché si era di spalla, la gente urlava andate via, schifo, una urlava talmente che entrava da sotto nei microfoni e la sua voce si sentiva amplificata da quanto urlava. Ale che ne disse, ma la smetti secchio di piscio, rifeci a insomma, vabbè, io poi a un certo punto feci l'imitazione di Nick Cave. Il manager di Nick Cave disse che era scorretto e disse, senti, io Dio sa mi pare. Lì c'era un po' uno spirito di autodistruzione che via via affiorava. Vabbè, vuoi pure fare? Sì. No, questo è bello però, sì, sì. Domani mi sparo, ma una bella sega mi sparo. Bobo non è un artista facile, ci sono alcuni aspetti del suo carattere che spesso lo portano quasi più a privilegiare il momento del, che so, del mandare a fare in culo, dell'offesa gratuita, del bisticcio, che non il discorso complessivo di una carriera. Farei cantare il nostro ospite, certo. Facciamolo cantare. Dai. Facciamo sì che la poesia diventi musica con un brano dal vivo che viene da un disco che Bobo Rondelli realizzò tempo fa, che ha avuto un grosso successo di critica insieme e di pubblico, insieme a un noto pianista. Lani, che chiama, certo. E dopodiché non ci siamo più incontrati. Rondelli è andato fuori catalogo molto presto questo sì. disco, devo dire, cioè è uscito in gennaio e rientrato in febbraio, una cosa sì, tipo. Sì, sì. E il brano si intitola L'ultima danza e ci parla di... E io mi dico, ma che ci faccio io qui? Io ormai non ci sono più. Ho girato dei gran film quando ero sulla terra, ma qui sul paradiso non si fa del cinema, non lo so perché. Ora, ma comunque, anche qui, ma che ci faccio io qui? Il vecchio è solo, con lo sguardo al cielo, che cerca ragioni per vivere ancora. Poi viene la sera e sorride il vecchio, sembra contento, ascolta il vento, mentre sui rami le ultime foglie sono già ansiose per l'ultima danza e voleranno nel vento d'autunno prima che le riprenda la terra. E come in un sogno il vecchio stanco vola nel vento, vola nel vento. Lui è capace di cantare questa famosa ultima danza e di chiudere con una battuta pesantissima che vanifica la canzone precedente. Perché è molto bello quello che può fare Bobo, cioè riuscire a fare una canzone stupidissima con la Pernacchia, poi una cosa serissima, poi è il sogno di tutti, è il sogno mio, è il sogno di tutti quelli che fanno
spettacolo, credo anche, poter far piangere un attimo dopo ridere, cioè mettere in scena la vita. Solo che lui lo fa in maniera molto, lo fa contro se stesso. Perché a volte mi viene da pensare che ci sia qualcosa, che conosci i livornesi, di molto livornese, il livornese si vergogna della sensibilità, si vergogna di essere sentimentale. Eh sì, non si può, certo. Un congiuntivo di troppo e sei bollato fino a occhio per sempre. Esatto. Vola nell'ultima danza e nessuno sa se è sparito nel nulla o se lo abbia ripreso la terra. Bobo si vede come un comico, ma non è un comico. Infatti, a Livorno però viene percepito come un comico. Questo mi incuriosisce. Si vergogna di essere un cantautore chansonnier triste e poetico e deve dire al pubblico che sta scherzando. Su una panchina si è felici solo quando si sogna. Si sogna, si sogna, io sogno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, desidera. E nulla, c'è Bobo in casa? Sì. Lo può chiamare, signora, le dispiace? Io posso intanto? Venga, si va a puttane. A Maria, a me più facche. Dammi soldi a Maria. Alberto, c'è gente. Oh. Ah, lo fai sì, ora vengo, vai. Sì, via. Sì. Vi accomodatevi, eh? Grazie, venite, possiamo far entrare tutti, signora, guardi, vi presento Lorenzo, il nostro assistente. Carolina ci aiuta per i costumi, Simone. Vi posso offrire qualcosa? Non si stia a scomodare, signora, tanto guarda, sono venuti solo per dare un pochino fastidio a Roberto, che dobbiamo organizzare un po' il lavoro di questa giornata. Esatto. Ecco, boh, fatti vedere. Come stai? Come stai? Molto affino. Il caffeino, dice la mamma. Passa domani, chi a me mi trovi qua? Fare una prova, andate, vi si aspetta qui, eh? Okay. Ritorno subito, Pare che Roberto ha picchiato veramente la testa, quando era piccino. Veramente davvero. Non lo vede, no? E com'è andata? È andata che giocavano con altri ragazzi. Al cimitero c'erano i piani e giravano quell'altro figliolo con quell'altro più grande. Giravano lì e lui andò dietro, il casco giù di sotto. Meno male c'era la pianta, lo salvo un po'. Ma e da quel giorno ha manifestato qualcosa di strano? Era... No, mi sentiva la testa, non mi dormi tutta la notte e lui me lo rinfaccia sempre, mi potevi portare dal dottore. Ma perché non ce l'ha portato dal dottore? E dove lo portavo io a Castagnetto? Ma lui la sapeva questo episodio quando ha scritto la canzone? Lo sapeva, sì. Ah, quindi è vero, cioè è una canzone autobiografica. Ma com'è Roberto? Com'è? È bravo, soltanto che sa. E dorme tanto. Ma possiamo andare a vedere un attimo di là la prova in cameretta di Bobo, la prova costume? Ma erano un po' cortini, però insomma il look ci siamo. Vieni Sara, così vediamo la cameretta. Fa un po'... Ti sei sicuro? Io vado a giro. No, guarda, secondo me il cappellino è too much proprio, se posso permettermi. Certo. Questo è il balcone della tua cameretta? Sì. Ma giù è Shanghai, nelle case di operai si vedevano le Hawaii lì. Io e Torino al mercato, poco alti più di un metro, a cercare come mai delle donne in segreto. Certo le dei prati, le sassate contro i vetri, eravamo due spietati, poi dal prete confessati.
fra i banchi della scuola e la gente della strada. Shanghai fu fatta all'inizio degli anni 30. Il fascismo aveva bisogno di mandare lontano dal centro i poveracci, i plebei, la canaglia pezzente, e li relegò in questo posto così lontano da Dio e dagli uomini. Era un terreno acquitrinoso. Ci costruirono questo quartiere moderno. Esci cui... oggi, professore! Non bastava scuola, anche per la strada. Le case di al destino io non ho perduto il mio cuore umano, strada facendo io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Si accendevano sul mare, era un giorno strano, ma che la cantiamo tutta, no? Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Ora qui ci sono anche belle navi, però. Ma come mai secondo te c'è questa, c'è questa cosa che ci lega a questo postaccio fetente? Ma che ne so. Che ci si lascia il cuore per sempre, come dice questa canzone. No, veramente. Eppure quando ci stavo, io ci stavo mica bene. Intanto voi due siete andati via, io... Tu sei sempre qui, è vero. È stato più coraggioso, più bravo, eh. Però ora io quando ci torno... Perché secondo te è così importante per i livornesi essere livornesi? Perché sei nato qui, sei nato in questa specie di isola che è l'unica città toscana che ha 500 anni. Cioè, siamo nati in una babele di lingue, di genti, e ci siamo ritrovati solo noi. Un'identità forte si costruisce nella disgrazia, o ci si sgretola e si finisce, o si va avanti caparbiamente con il proprio passo. In effetti non c'è da stupirsi se insomma il Tirreno parla solo di Livorno, questa autoreferenzialità c'è dappertutto. Però devo dire che la fierezza anche del popolo rispetto all'idea di appartenenza che c'è qua è spaventosa, toccante, folle, appunto la fa ripensare ai cubani, ai pelli rossa e a certi neri dei ghetti che hanno un'appartenenza quasi tribale. Come dire, ci sentiamo un po' tutti uguali a Livorno, secondo me. Tutti della stessa classe sociale. Sì, non c'è questo mettersi addosso l'importanza di quello che uno è, quello che uno fa. E Livorno è l'ultima riserva, un po' come il villaggio di Asterix. Non si può, nessuno, ci sta il fabbro, ci sta il pescatore, ci sta, tutti lì. Il tortaio, ci il tortaio. Tanta ignoranza. E l'orgoglio dell'ignoranza. Ignoranza intesa proprio come cattiva educazione, cattive maniere, non garbo. Raccontando le ferite di coltello nel tuo cuore, che ogni porto ti lasciava quando andavi per il mare. Il livornese si bea di se stesso, basta, felice per com'è. Andare in culo al prossimo è un valore livornese. Il livornese ha dubbi esistenziali? No. Dubbio è com'è il male domani mattina. Dubbio esistenziale di base, che cosa si fa stasera per cena, per esempio, è una cosa che ha impegnato le convenzioni. A proposito. Più profondo sparisci nuotando nell'acqua del mare che ti fa da grande.
perché essere accettati dagli altri basta, è semplice, basta non far nulla. Se non fai nulla non desti invidia, non desti gelosia. Nulla, cioè l'ozio. L'ozio intelligente, l'ozio intelligente, l'ozio zero. L'ozio di qualità, l'ozio di qualità. Esatto. Lo siamo all'esero. L'ozium ciceroniano, direi. L'ozium ciceroniano. Come la fucina dell'inespresso, bella questa, bella mia gambata, sei bravo, vivo di lusinga. Tempo fa c'era un articolo che probabilmente poteva essere anche vero, proporzionalmente a Livorno c'erano più artisti nel campo della musica, della letteratura, del teatro, più che a Los Angeles. Questo fa peccato però che ne venga fuori uno ogni... Oppure vanno via e sono fuori, sono diaspora. No, non vanno via, il problema di essere livornesi è proprio non andare via. Cioè vanno via, ma ritornano anche. Cioè, è questo che sta accadendo in questa città. Se non c'è una selezione e avviene solo in quel modo, come si diceva, vai via e ritorni, oppure noi si rischia di essere un grande centro sociale in questo senso. Però non si fa mai un elemento, capito? Che può essere. Va bene, aiuta. Va bene, no? Io sto bene, sono un'attività ricreativa. Però Bobo, che era uno che poteva fare un mondo, rischia di essere uno che dice no, non mi voglio potere i coglioni. Ma in verità la paura muore. Se dovessi dire, ecco, la musica con i livornesi, direi la musica punk. Ma tu è un po' punk. Sì, stava fuoco a peli della faccia. Secondo me deve uscire da Livorno. C'è una cosa, fare un giro, deve 10 giorni. C'è una cosa da fare, quello che sente, quello che gli piace, quello che lui esprime. Quello che gli riesce. Se vuole cambiare, cambi. L'importante sia quello che vuole. È bravo per quello. E allora leggerò queste due righe che appartengono alla storia mia, perché adesso mi introduco a Mechambert. Dietro Bobo mi nascondo, ma mi porto dentro Berto, zio di mio padre, fratello di mio nonno, del quale porto il nome che io secondogenito ho avuto per tradizione. Emiliano, contadino, scapolo, mezzo scemo del villaggio, uomo mite e buono, sgonfiatore di damigiane, sempre in mezzo a risse e puttane. Mio nonno Giuseppe, suo fratello, era tornato dall'America, dove era andato a far fortuna, per comprare un po' di terra ed un mulino e non aver bisogno di nessuno, specie della tessera del fascio per dover mangiare, perché il mulino da mangiare ne dava. E poi con la guerra fu ancora più dura, i tedeschi in ritirata come bestie impazzite rastrellavano e ammassavano famiglie intere, tra cui parte della mia. Ed è così che toccò anche a zio Berto, che col mitra puntato obbligarono a caricare sacchi e roba sui loro mezzi. Lui, mentre caricava con la rabbia, forse nascondendo la paura, così mugugnava e bestemmiava. Io porto ogni voi, che venne un cancro in bocca, poi da un mondo di ledra. Jet fule da me, jet fule, tanto mamas, le stesse mamas. Non finì mica il calvario che prima lo fucilarono. Ed è così che lo voglio ricordare, come uno che bestemmiava, perché la vita era troppo ingiusta e dura, contro un Dio a cui neanche credeva, ma che se l'aveva messo lì e Dio c'è, è certo che Dio lo perdona, e magari è lui che chiede scusa. Ed è così che dietro Bobo mi nascondo, ma dentro porto Berto. E quando mi dicono di stare coi più forti e i loro culi dover leccare e sedermi alle loro cerimonie di vuote parole, io vedo facce che bramano potere, vedo quelle lì, le stesse, quelle che danno l'ordine di sparare. E allora sento in me una voce che dice: a me c'han Bert, Bert Rundel, e comincio a bestemmiare cat venie cancre in bocca. Yeah.
parli un po' meglio del tuo babbo, perché sento che molto di te, della tua timidezza, ma anche della tua grazia, della tua ispirazione, della tua poetica nasca da lì. Sai, la vita era stata dura con lui, quindi insomma anche nei miei confronti era un po' duro. Quando mi vedeva camminare lentamente mi chiamava Boia dum Shutma, che significa ultima messa, no? Nella messa, quando le vecchiette vanno a prendere l'ostia, sono proprio le ultime, no? O anche fanalino di coda mi chiamavo, perché ero un po' più pigro, lento, insomma. Venendo a scherzare mi dava dei cazzotti dicendo fa sentire come sei forte. Proprio abbracci veri, non ce li siamo mai dati, no? L'ultima volta che l'ho visto lo guardavo un po' piangendo, perché ero tentato di andarlo a abbracciare, capivo stava morendo, no? E lui guardandomi mi disse cos'hai da guardare? E così mi ha salutato, ecco, finché è stato un brutto modo di lasciarsi, se vuoi. Come mai è sepolto a Vergato? Proprio voleva tornarci? Sì, in vecchiaia comunque voleva lasciare Livorno, si era risistemato la casa dove era nato, insomma. E poi sì, ha preferito essere sepolto tra i suoi, con suo padre, sua madre. Via via partivo da Livorno verso le 3-4 di notte per trovarmi lì la mattina presto e salutarmi. Ci portavo sempre una fidanzata nuova, quasi a mostrargliela, no? A fargli vedere in un certo senso che non ero così un inetto, un meshutma, come diceva lui. Cioè, se esistesse un al di là e un modo per rincontrarsi, il mio desiderio sarebbe quello di trovare mio padre ventenne e anch'io ventenne e fare proprio a botte un giorno intero e poi andare a bere insieme come facevano i grandi amici di una volta, e questo sarebbe per me un gran desiderio. Chissà dove sei, mia dolce anima, forse sulla luna bere un caffè. E non mi fa male che più non ci sei. Tengo il tuo amore qui dentro di me. Grande mistero il cielo è. Come l'amore che ho per te. Successo, no? Quello che noi intendiamo invece con, no, appunto i titoli nelle prime pagine, i passaggi o milioni di copie vendute, è un'altra cosa. Il suo successo è, esatto, che ogni serata che lui fa anche con la chitarrina unplugged, esatto, nel circolino dell'Arci, della paesino di provincia pisana, va bene invece così. È circondata dal calore, dall'affetto, sì, vero, sì, autentico. Il successo che secondo me ha Bovo è un successo più profondo, che entra nell'umoralità di chi lo ascolta, del tempo, delle canzoni che rimangono. È come i film buoni che dice non hanno fatto cassetta, però che si guardano per 50 anni, hanno molti più spettatori. È incommiabile, perché è una strada difficile quella che ha scelto, no? È dura tutte le sere andare nel paesino, reggere il ritmo, il pubblico in faccia a faccia, la battuta, insomma, non è una cosa semplice. Questo tipo di situazione deve essere, voglio dire, portata in qualche maniera come una croce, cioè, nel
senso che è così. Una specie di martirio. È una specie di martirio, sì. Preferisci una canzone in particolare o posso fare quella? Faccio io. E dolce, si scala.